Grazie Presidente. Io credo che la cittadinanza sia leggermente stanca di assistere a questa contrapposizione tra maggioranza e opposizioni sul teatrino, è mia colpa, è tua colpa, i prima, i dopo, i forse, i quando. Giustamente i cittadini lamentano che la città deve essere pulita, è nel loro diritto, non è una cosa brutta, insomma, no? Quindi è del tutto comprensibile. Chi amministra si prende la responsabilità di fare quanto richiesto dalla cittadinanza. Però oggi si sta trattando un altro tema. Poi, per carità, magari nel mio intervento dopo farò qualche accenno anche a quello che le opposizioni prendono come pretesto in ogni discussione, anche quando non si tratta di rifiuti, per parlare della situazione dei rifiuti. Però oggi non si parla della situazione attuale dei rifiuti, si parla di una delibera di indirizzo. Delibera è differente da mozione, poi se qualcuno, anche tra coloro che hanno amministrato nei decenni scorsi, si va a ripassare la differenza che c'è tra mozione e delibera di indirizzo, magari non farebbe un soldino di danno. Però in questa delibera ci sono 8 punti. Il punto che ha creato più scalpore è proprio quello, no, dello spazzamento degli spazi antistanti rispetto ai frontisti, siano utenze commerciali, esercenti vari, siano domiciliari. E questo sconvolgimento, questo clamore, questa attenzione è scaturita dopo che i media, i soliti media, hanno preso a pretesto questo 8° punto di questa delibera di indirizzo per denigrare, falsificare quello che è contenuto all'interno di questo punto, dove la frase inizia con un verbo molto semplice: coinvolgere la cittadinanza. Ora, a parte il fatto che nel regolamento della polizia urbana, che è stato presentato, non ricordo bene, ma mi pare poco dopo l'inizio dell'estate, e che comunque ha fatto tutto il giro dei municipi, adesso è nelle varie commissioni per richiesta di pareri prima di approdare in aula, l'articolo 22 è già citato, quanto è già rappresentato nei regolamenti di polizia urbana, altri regolamenti di polizia urbana, e addirittura lì si cita, adesso infatti andremo a vedere come integrare o come rendere conformi i due strumenti, si dice appunto che c'è l'obbligo da parte dei frontisti di tenere pulito lo spazio antistante. Cerchiamo di chiarire una volta per tutte cosa significa, perché almeno per quanto mi riguarda vorrei che fosse molto chiaro: gli addetti dell'AMA non sono i servi degli incivili di questa città. Cosa significa? Significa che gli addetti dell'AMA, per carità, il servizio va ottimizzato, no? Perché comunque lo sappiamo, siamo in una situazione con ritardi di mezzi, tutto quello che abbiamo già rappresentato nei mesi scorsi. Però quando l'AMA passa a spazzare una città, non è che dopo lo spazzino rimane lì in attesa che qualcuno butti la cicca per terra o la cartaccia, perché appunto ci deve essere il servo a pulire dietro. Non funziona così. In nessuna città del mondo funziona così. Anzi, in tutte le città di questo pianeta funziona che gli spazi antistanti rispetto a i luoghi di pertinenza, che siano di proprietà, quindi anche le abitazioni, domiciliari o meno, o anche gli spazi commerciali in concessione, sono i relativi concessionari o proprietari a magari essere invitati a mantenerne il decoro, perché semplicemente se io ho un bar e i miei avventori non buttano la carta nel contenitore o buttano una cicca per terra, magari è anche nel mio interesse tenere pulito quello spazio senza aspettare che passi lo spazzino dell'AMA, che ripeto non è il servo. In questa città i spazzini dell'AMA non devono essere considerati come dei servi. Ecco, questo 8° punto di questa delibera di indirizzo dice semplicemente questo, perché a volte è inutile che fate finta, no, di essere così drammaticamente costernati da questo 8° punto, no? Per cui chissà che cosa succederà.
anche voi vivete in questa città, anche voi sapete che davanti ad alcuni condomini, a volte quando succede, che ne so, che ci sono dei lavori edili, no? Vengono lasciati i sacchetti pieni di calcinacci fuori dal portone, poi arriva il camion, li carica, ma a terra rimane un sacco di sporcizia. Ecco, si sta dicendo questo, si sta dicendo che gli spazi antistanti, le proprietà o le aree in concessione ai privati devono essere tenuti puliti. Io spero che non ci sia più bisogno di tornarci sopra, anche perché comunque l'AMA è tenuta a passare e a spazzare in ogni caso. Nulla potrà ovviare a questo servizio. Ora, venendo a quello che invece riguarda alcuni cenni che sono stati affrontati rispetto sia a quanto presentato ieri, a quanto licenziato ieri dall'AMA nel Consiglio di amministrazione, a me fa un po' tenerezza assistere a, no, ripeto, ai cittadini interessa che la città sia pulita e probabilmente non interessano le contrapposizioni. Però a parte il fatto che magari se noi ci siamo presentati con questo che voi chiamate fogliettino sulla delibera indirizzo sul regolamento della gestione dei rifiuti, è una roba che non c'era dal 2005, quindi per carità possiamo essere criticati, però come diceva il Presidente Terranova a proposito degli appalti, criticateci pure sugli appalti, ma noi li stiamo facendo, voi magari manco li facevate, cioè che volete criticare? Nel senso, noi stiamo lavorando, stiamo comunque producendo dei risultati e dei contenuti all'interno dei nostri atti. Ed è per questo che anche rispetto al piano industriale che ieri finalmente per la prima volta presenta in una capitale europea un indirizzo, cioè il fatto di aver accolto l'indirizzo dell'amministrazione, no, licenziato a marzo del 2017, dove con il nostro piano di gestione dei materiali post consumo, in una delle 12 azioni era prevista la dotazione della capitale di impianti che fossero totalmente riciclo, che portassero questo territorio comunale alla totale autosufficienza nella gestione della produzione dei propri rifiuti. E questo AMA sta facendo. Cioè, non è stato mai fatto prima, nel senso è una città che è sempre dipesa da altri anche che non riguardavano il nostro territorio. Stiamo dicendo che con questi impianti invece di pagare per smaltire verremo pagati, quindi tutti i cittadini verranno pagati dalla vendita del materiale riciclato. Questa è una rivoluzione. Io capisco che ad alcuni di voi può dar fastidio, però è la realtà. Com'è una realtà che rispetto a quanto era pianificato dall'assessore qui presente a marzo del 2017, è chiaro che AMA quando va a attuare il piano e entra sul territorio, scende sul territorio e trova un'utenza su tre completamente fantasma, sconosciuta all'azienda, è chiaro che deve rettificare i piani, è chiaro che rispetto ai programmi e agli obiettivi di raggiungimento in percentuale della raccolta differenziata salta qualcosa, come è chiaro che se va a fuoco un impianto salta qualcosa anche nel servizio di raccolta, perché per alcuni giorni l'azienda ha necessità di riorganizzarsi. Allora smettetela di essere ipocriti, perché anche i vostri parlamentari, ma anche voi stessi, quando avete partecipato a trasmissioni televisive sulla questione delle ecomafie, sulla questione che in questo territorio italiano 300 impianti negli ultimi anni sono andati a fuoco, è perché evidentemente c'è una ragione, ed è la stessa ragione probabilmente che ha mandato a fuoco l'impianto del salario. Però se succede a Roma la colpa è della Raggi, e quando succede purtroppo saltano alcuni giri di raccolta, e come succede in tutte le città dove un impianto va a fuoco, la spazzatura rimane attorno alle postazioni dei cassonetti. È una cosa del tutto normale. Allora, rispetto a questi accadimenti, potete per carità criticarci quanto volete, perché è vero, no, c'erano dei disservizi magari anche precedenti, non come quelli che sono avvenuti rispetto all'incendio del salario, ma c'erano, ma anche quelli erano legati al fatto che abbiamo ereditato un parco mezzi esattamente come ATAC, con un'età media di 14 anni, la cui metà di questi mezzi è ferma, rotta, senza nessuna pianificazione per la sostituzione, officine pubbliche mai usate per ricorrere alle officine private, perché è chiaro che c'era una volontà di andare a foraggiare dei meccanismi, delle dinamiche private, ed è questo quello che è stato fatto in passato. Potete lamentarvi, criticarci quanto volete, ma è una realtà, sta anche nei fascicoli dei tribunali.
per quanto possano aver assolto alcuni, no, del passato, comunque quelle azioni sono state commesse. Non si possono cancellare, i debiti maturati anche in AMA non si possono cancellare, stanno dentro i fascicoli, stanno dentro i bilanci, e anche questa cosa per cui, siccome non è approvato il bilancio di AMA, non si può fare il piano industriale, è un'altra bufala, perché il bilancio di AMA di cui stiamo parlando è dell'esercizio 2017, mentre gli impianti che stiamo andando a licenziare staranno nel bilancio del 2019. Io mi chiedo come mai voi, che vi vantate di avere tutta questa esperienza amministrativa, continuate a prendere per i frondelli la cittadinanza in questo modo. Sappiamo che le opposizioni hanno nel loro diritto, no, il fatto di esercitare anche la critica, ma questa non è critica a questa maggioranza. E soprattutto non è volontà di partecipare rispetto a degli accadimenti così catastrofici, appunto come l'incendio del Salario, per portare questa città verso la soluzione di quello che è uno dei più gravi problemi. Non c'è questa volontà, non c'è mai stata. Ci dispiace che, no, ci volete imputare il fatto che non vi coinvolgiamo, perché non è vero, siamo sempre stati pronti. Qui c'è anche il consigliere Pacetti, che ringrazio, che si prodiga in ogni seduta a cercare il coinvolgimento per arrivare all'adozione di strumenti, di atti che siano votati all'unanimità. Però rispetto a quello che poi ci contestate non c'è un effettivo, no? Di che stiamo parlando? Se vogliamo continuare, ripeto, ad attaccarci l'uno con l'altro, fatelo voi, noi non siamo più interessati. Noi stiamo andando verso la soluzione dei problemi, anche di questo problema, che è un problema enorme e non ci spaventa. Sappiamo che è un problema molto complesso e molto difficile e ci vorrà tempo per risolverlo, ma non ci siamo mai tirati indietro e non ci arrenderemo mai, neanche davanti alle vostre ipocrite critiche. Grazie.